quando mancano pochi minuti alla fine della gara tra Badolato e Scandale qui allo stadio Giuseppe La Rocca di Badolato, e lo Scandale sta perdendo per 4-1. Siamo con Fortunato Mauro, difensore oggi disponibile in panchina e preparatore atletico dello Scandale. Fortunato, come è andata questa gara? Allora, è stata una partita sfortunata perché abbiamo perso un under, Grisi, quindi abbiamo perso un buon centrocampista e già abbiamo iniziato con questa defezione. Poi è capitato che abbiamo preso il primo gol, non siamo riusciti a reagire, ma io penso che queste partite capitano e basta, ci dobbiamo rasserenare, stare tranquilli e continuare il nostro percorso di crescita che stiamo facendo da un anno e mezzo a sta parte. C'è da dire anche che lo Scandale paga l'assenza del tuo omonimo. Ci manca Fortunato, che ci dà un po' di vivacità avanti, ci dà un po' di freschezza. Si è fatto male, speriamo che domenica rientri, quindi conteremo pure su di lui, però noi abbiamo bisogno di tutti. Nonostante il 4-1, quando davvero mancano pochi minuti, siamo quasi nel recupero, lo Scandale non ha giocato malissimo. No, non abbiamo giocato male, ti ripeto, i gol sono stati tutti episodi, però alla fine il risultato è 4-1 e quindi noi dobbiamo accettare questo e in settimana dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare sempre di più. Noi siamo a testa bassa, noi lavoriamo sempre, noi siamo un gruppo di amici che proviamo qualcosa, ci divertiamo e dobbiamo cercare di andare sempre avanti, non ci abbattiamo mai. Domenica a Luigi Demme di Scandale arriva il Pedronà. Nel Pedronà gioca l'ex il Bomber, l'anno scorso 35 gol mi sembra con lo Scandale, aiutami, si chiama l'ex Enzo Lucanto, collapsus, ex Bomber. Ecco, è una partita che diciamo la verità aspettate un po' tutti. Sì, ci teniamo un po', ma non per qualcosa, perché magari per dimostrare al nostro ex Bomber che ha sbagliato, che ha fatto una scelta sbagliata. Non sto scherzando, è una partita, per noi è una partita come tutte le altre, ci teniamo a fare bene perché siamo in casa soprattutto, e poi dopo, soprattutto per oggi, secondo me noi siamo una squadra che regge sempre, quindi dopo un 4-1 noi reggeremo sul campo e domenica dimostreremo chi è veramente lo Scandale. Dove arriverà lo Scandale quest'anno, visto anche il tuo ruolo di preparatore atletico, quindi conoscente dei ragazzi forse più degli altri, dove pensi possa arrivare lo Scandale? Allora, se parli a livello atletico, noi siamo pronti, preparati, lavoriamo io col mister Valentino, il mister Castagnino, lavoriamo da un anno e mezzo insieme, parte atletica io e parte tattica e tecnica il mister, quindi siamo preparati. Però il campionato quest'anno è leggermente più difficile dell'anno scorso, noi abbiamo fatto l'anno scorso un ottimo campionato e quindi speriamo di fare qualcosina in più, se ci riusciamo. Però io credo che l'obiettivo nostro è la salvezza e poi quel che verrà, verrà. In bocca al lupo. Crepi.